Antonio Montella, davvero un peccato. Sei partito dall'inizio, grande occasione, nella giornata forse più negativa della stagione della Feralpi. Sì, diciamo che è stato un insieme di cose negative. Noi che casomai con questo campo un po' così siamo stati penalizzati, loro che effettivamente sono stati veramente, diciamo, bravi e, diciamo, ecco, non è stato uno dei migliori esordi. La classifica ora si fa davvero, davvero difficile. Sì, la classifica diciamo che la sappiamo, ma non dobbiamo guardarla, altrimenti diciamo che possiamo solamente pensare in negativo, dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibile, poi alla fine tireremo le somme. Quello che ha più stupito è stato l'approccio proprio negativo alla partita, siete partiti proprio male, e in già due occasioni Branduani si è salvato e la terza è giunto il gol. Sì, diciamo che l'inizio non è stato dei migliori, abbiamo prima dovuto subire la rete per darci una svegliata che poi dopo insomma c'è stata perché qualche occasione da rete ce l'abbiamo avuta ma non l'abbiamo concretizzata, e come del resto tutte le domeniche sbagliamo noi il gol e poi lo subiamo subito, insomma, il gol mangiato che ho subito. Come valuta la tua prestazione dal primo minuto? Ma ho cercato di mettermi al servizio della squadra cercando di fare quello che mi ha chiesto allenatore, sicuramente quando si perde in casa 3-0 è inutile stare a dire se è stata una prestazione positiva o meno, perché il risultato parla da solo. Ora arriva la pausa, un'occasione per riordinare un pochino le idee e poi ripartire per questo rush finale. Mancano 11 partite, sono 11 finali per voi. Sì, sicuramente la pausa viene nel momento, diciamo, migliore visto, ecco, il risultato, almeno possiamo un attimo svagare la testa e cercare di ricaricare le pile. Poi da sabato quell'altro col Piacenza cercheremo di fare una partita alla volta perché sarà ogni partita una finale. Il pubblico l'ha finito rumorizzato, no? Vabbè, quando si perde 3-0 in casa e quando, diciamo, la classifica è quella che è, visto che il pubblico paga il biglietto per vedere la partita, è giusto che si lamenti anche se, insomma, il risultato non è quello che si aspettavano tutti.